subito dopo è arrivata una macchina che si è affiancata alla macchina che adesso so che era dell'onorevole presidente Moro. Si è affiancata, sono scesi due uomini. Hanno preso Moro e l'hanno messo nella loro macchina. Ecco, poi sono partiti. Sono partiti, mi sono passati a fianco e ha fatto seguito una moto di grossa cilindrata che ha fatto partire una sventagliata di mitra. A quel punto mi sono visto due persone, una riconoscibile perché era il ragazzo che era il titolare della, del giornalaio che, del quale verso tutte le mattine io mi recavo per prendere il giornale. L'altra chi era? Era un signore che non meglio identificato, che non avevo mai avuto il piacere di conoscere, un signore molto distinto, con un cappotto color cammello e un flash che mi è rimasto nella mente e di averlo visto in possesso di una paletta. Signor Barbaro, ieri sera ha sentito a Rosso e Nero la testimonianza del signor Marini. Sì. Lei si è riconosciuto nel personaggio con il cappotto di cammello? Non un cappotto, ma un giaccone di cammello. Sì, e com'è andata quel giorno del 16 marzo? Stavo uscendo di casa e prima della curva mi sono fermato perché ho sentito sparare. Dopodiché, dopo un po' di tempo, non sentendo più niente, sono sceso giù. Nel frattempo però nel scendere ho visto passare una macchina blu, una macchina scura seguita da più o meno a una certa distanza da una moto. Ma lei palette della polizia in mano non ne aveva? No, palette io non ne avevo perché non faccio poliziotto, ne faccio abito qui dietro e c'ho l'ufficio qui a via Mario Fani 109. Ecco, però qualcuno con la paletta c'era quella mattina. Nel frattempo in cui abbiamo fatto questo e dopo aver coperto il morto che stava per terra con un giornale, a 50 metri di distanza, circa lassù dove c'è quell'entrata a sinistra, si è fermata una macchina, un'alfetta bianca di quelle vecchie, dove è sceso gridando come un matto una persona con una paletta in mano e gridava a farli sconnesse, via di sé, proprio come un pazzo, eccetera. Cosa voleva da voi? Cosa vi ha detto? Niente, a noi ci ha detto di allontanarci immediatamente, eccetera. Nel mentre io stavo spiegando che c'era la persona a destra della macchina, quella sul sedile di sinistra, cioè, che stava respirando, mi ha dato uno spintone, mi ha buttato sopra una delle ringhiere lì, che mi ha fatto anche male a un dito. Testimonianze.